Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, Motorphone TV. Oggi siamo con Alfredo Somaschini, tra le altre cose direttore sportivo del Merzario Team nella Formula 2 europea da fine 1980 al 1984, per parlare un po' insieme della squadra di Arturo Merzario. Benvenuto Alfredo, innanzitutto, e grazie per aver accettato il mio invito. È un onore, buongiorno a tutti voi appassionati di questo motorsport che è la storia di tutti noi. Innanzitutto, come ti sei ritrovato a far parte del team Merzario in Formula 2 sul finire del 1980, dopo che la squadra di Arturo aveva abbandonato la Formula 1 al termine del 79? Lavoravi già nel motorsport per caso? In piccola parte sì, però è stato dovuto a delle amicizie già dei ragazzi che lavoravano all'interno facendo dei particolari che andavano poi montati sulle macchine ed ebbi modo di entrare, diciamo, nella squadra di Arturo. E rimasi subito entusiasta di come era questo uomo, innanzitutto perché come pilota ha già aggrappato le reti, ero già un suo tifoso. E così iniziò la storia, lui mi invitò così a cercare di lavorare con lui e imparare. Eri già nell'ambiente, però, diciamo, delle corse. Ero già nell'ambiente perché già mi occupavo di moto e tutto quanto, seguendo già i tempi di MV. Quindi era una passione che già avevi sviluppato da ragazzo. Esatto, che portavo avanti così, da piccolo con autosprint in mano. Cosa hai pensato la prima volta che hai conosciuto Arturo? Mi sono trovato di fronte veramente a ciò che amavo e che potevo parlare con lui, perché diciamo sempre frequentando anche l'autodromo così di Monza, così nella vicinanza, vedevo in lui qualcosa di diverso di tutti gli altri piloti, la sua grinta, la sua voglia e determinazione. Certo. E qual era il tuo ruolo nel team Merzario in Formula 2, e quali erano più in dettaglio i tuoi compiti in un weekend di gara, per esempio? Sì, diciamo già da casa era quello di organizzare la trasferta, seguendo la trasferta dalla sede al circuito e diciamo i vari, diciamo, le logistiche che ci sono. E in pista era quello di, diciamo, un po' vedere i piloti, portare i briefing, discuterne un po' con loro, vedere un po' come fare una gara, anche se erano dei piloti che avevano già dell'esperienza e capacità. Cosa puoi raccontarmi della Factory del team Merzario? Dove sorgeva e che aria si respirava nel team? Guarda, sorgeva in un bellissimo posto, a circa 15 km da Monza, nella località di Carate Brianza, ed era immerso nel verde, in un bellissimo contesto. Però che dava aria, che dava ossigeno a tutto questo era Arturo. Arturo con la sua presenza, ed era sempre con noi, era sempre che ci incitava, ci invogliava, ed era sempre sul pezzo. Sia come pilota, sia come team manager, che come proprietario e con le sue idee che erano vulcaniche. A tutti i livelli, quindi diciamo. Livelli, però singolarmente ad ogni ragazza, ad ogni persona, lui ti parlava, cioè ti spronava a fare il meglio che potevi con quello che avevi. Ho capito. Di quanto personale disponeva il Merzario Team ai tempi della Formula 2 europea? Era cambiata l'organizzazione rispetto all'epoca della Merzario Formula 1? Sì, perché devi pensare che il Formula 1 ti richiedeva un po' più di persone, anche se aveva una macchina sola, ed era composta da ragazzi inglesi, ragazzi francesi, che poi dopo il termine del Formula 1 qualcuno rimase e qualcuno se ne andò, ad esempio chi in Ligier, chi in Lotus. E, diciamo, il Formula 2 era composto da quattro persone a macchina, e diciamo poi un gofer, un suo gommista e un autista, perciò calcola che mediamente erano 15 persone che erano in trasferta. Certo, quindi più ristretto, diciamo, sicuramente rispetto al periodo. Ma vedendo anche come erano composti i team dalle altre squadre, su per giù a quei tempi, il Formula 2 era composto di questo numero, quattro
perché una squadra di Formula 1 allora erano quasi 50 persone, ma di un grosso team, sto parlando, no? Poi c'erano i team minori che anche loro andavano così. Il grosso team, per dirti, quando vinse Nelson, Piquet con la Brabham era composto da 48 persone, per darti l'idea, no? Oggi, altri tempi. Oggi viaggi con dei pullman. Chiaro. Ricordi quali erano gli sponsor principali del Merzario Team in Formula 2? So che la Merzario in Formula 1 aveva tantissimi sponsor, anche cambiavano di gara in gara, correggimi se sbaglio. No, diciamo, partendo la casa madre, come diceva la mamma Marlboro, era la Marlboro, no? Che lo accompagnò sia in Formula 1 sia in Formula 2. Poi furono dei bei sponsor che arrivarono, che Arturo sapeva fare anche questo, perché era lui il cercatore, diciamo, non è che si affidava all'agenzia, no? Con la sua conoscenza, le sue capacità, riusciva sempre a tirare nella sua squadra il budget che ci voleva. E diciamo, sì, ci fu la Malbo, ci fu la Astra, questi la MAM, dei bei nomi. Poi venne col programma di Formula 3 la Zucca. Lì schierò con il Formula 3 con i colori completamente della Zucca. Una bella immagine, un bel campionato anche per loro. Certo. Nel 1980 e nel 1981 Arturo Merzario scende ancora in pista al volante delle sue monoposto di Formula 2, mi risulta. Cosa puoi dirmi del Merzario pilota e del Merzario costruttore? Allora, Arturo, diciamo che forse è sempre stato abituato a sedersi sulle delle Rolls Royce, sedersi sulle Ferrari, sedersi tutto, però quando fece queste sue creature mise la stessa passione, forse più di quando guidava una Ferrari. E io lo vidi, diciamo, terminare. All'epoca lui faceva, oltre al Formula 2, anche delle gare di Pro Car, la serie che era con le BMW. E questo lui si è sempre dimostrato in voler fare. Poi quando si fece la macchina proprio interamente, diciamo, Merzario F2 in carbonio, lui si mise proprio lui a collaudare la macchina. Mi ricordo le varie sessioni di pista che faceva a Misano, a Monza, era un continuo. Lui voleva sempre, inutile, era nel suo sangue, nel suo DNA, nella sua creatura. Chiaro. Hai lavorato nel team Merzario in Formula 2 fino al 1984, quando la squadra poi abbandonerà la serie cadetta che si trasformerà in Formula 3000 internazionale. Per il team di Arturo hanno corso piloti importanti sicuramente, quali Piero Necchi, Guido Daccò, Joe Gartner, Richard Dallest, Lamberto Leoni e Fulvio Ballabio, per ricordarne solo alcuni. Che ricordi hai dei piloti della Merzario in Formula 2? Diciamo che i nomi che hai detto sono dei bei nomi. Diciamo, l'italiano, per primo parliamo, era Piero Necchi, che arrivò in squadra nell'81 con il supporto della Astra. Era un ragazzo che aveva delle doti naturali, cioè io, confrontando a ciò che ho visto negli anni successivi, anche con l'introduzione delle telemetrie, il pilota si soffermava molto a guardare le telemetrie e imparare dove sbagliare. Mentre a quei tempi era relegato solo a quello che il pilota ti diceva quando si fermava, no? E Piero era uno di questi, un talento naturale che avrebbe meritato molto di più. Dovrei parlare di Joe Garner. Joe era un ragazzo molto, molto intelligente. Mi ricordo tutti i suoi appunti che faceva su ogni sessione di prova, ogni variazione della macchina, anche perché nel suo DNA era un ingegnere austriaco. E penso che se non fosse stata, diciamo, le sue scelte un po' uscendo dal team di Arturo, si fece di nuovo una squadra ancora austriaca con la Spirit, poi passò in Formula 1. In Formula 1 con Osella, fece i suoi passi, poi scelse di fare i prototipi. Dopo la vittoria di 24 ore di Le Mans, di Daytona, trovò la tragedia in Le Mans e finì la sua carriera. Richard Dallest era un classico marsigliese, un guascone, e lui esisteva solo un piede destro. E sempre quello lavorava, no? Lui sempre quello.
però era diciamo, Arthur ha supportato questi piloti, nel senso che era lui la squadra che pagava proprio ingaggiando questi piloti, perché Arturo sapeva benissimo chi doveva prendere. E diciamo un po' handicappati siamo stati con l'utilizzo di una determinata gomma. Quando tu a quei tempi ti confrontavi con Bridgestone, ti confrontavi con Michelin, MS, cioè diverse gomme, e si stava sviluppando una gomma. Questa gomma si chiamava Pirelli. E rispetto alle altre era, diciamo, allora un po' inferiore, e questo in pista la pagavi. Però Chiaro. duro, dando da parola, mi ricordo bene, Ingegner Mezzanotte, i Turchetti, che erano, diciamo, i numeri uno della Pirelli, continuò sempre, sempre È rimasto fedele alla Pirelli, nonostante tutto. Portando avanti anche degli sviluppi. Chiaro. Poi tra i piloti c'era anche Lamberto Leoni, che poi creerà la First. Sì, diciamo, conosco bene perché fu un'associazione con lui, la creazione First venne con me e Lamberto. E Lamberto ritornò a, diciamo, in competizione perché si fermò per un problema alla testa. E si sottopose a un'operazione, diciamo, con le vibrazioni che aveva, la vista non gli andava bene. E cominciò di nuovo uno step partendo dal Formula 3 con Arturo. Certo. Cosa significava poi andare a correre al Nürburgring? Parliamo ovviamente del vecchio Nürburgring, famoso per il rogo di Niki Lauda in Formula 1 nel 76, visto che la Formula 2 europea negli anni 80 ancora frequentava la Nordschleife. Che sfida era per i piloti e che ricordi hai del paddock del Nürburgring? C'ero già quando tu entravi nel paddock del Formula 1, diciamo del Nürburgring, sentivi già un'emozione diversa da tutte le altre piste, proprio in mezzo ai lupi, nel senso che lì chi andava forte usciva, proprio alla grande. Sai, su 23 km di pista, ricordarsi di andare forte, puoi avere qualsiasi macchina, ma una dote è sempre al piede. E mi ricordo, cioè, emozionante sì per noi, ma ancora più emozionante per i piloti, perché confrontarsi dentro lì è veramente un bel inferno. La soddisfazione più grossa che avevo è stata con Joe Gardner, che mise la macchina in prima fila. Però ti devo dire la cosa più negativa: al Pontivia non mise la prima, Cavolo. però fece una bella gara inseguendo e arrivò. Questo sì, questo, dimostrando ancora quello che ho detto prima, che Joe era uno che veramente sapeva andare. Quindi si vedeva molto bene la differenza tra i piloti, diciamo. Molto, molto, molto. Certo. A parte i piloti del team Merzario, quali tra i tanti talenti che frequentavano la Formula 2 europea all'epoca ricordi più volentieri? Cominciamo sempre dagli italiani, no? Allora, il cavallo pazzo, andate a cambiare. Poi il ragazzino che sembrava timido, timido, un certo Corradino Fabi. E poi un altro guascone, il signor Nannini. Ricordo una grande sfida, proprio l'ultima gara che si fece lì al Nürburgring in Formula 2, sul lungo, e ci fu una sfida tra Gabbiani e Nannini che arrivarono allo sprint. Pensa cosa vuol dire dentro lì fare 8-9 giri di gara e arrivare in fondo sul rettilineo e sfidarsi proprio sul filigrano. Cosa puoi dirmi poi delle Merzario schierate da Arturo in Formula 2 tra il 1980 e l'84? C'era di mezzo la March, se non erro, i propulsori BMW e fino al 1981 la M1, che qualcuno sostiene fu modificata per le specifiche della Formula 2, era un po' proveniente dalla Formula 1 in un certo senso. Cosa puoi dirmi in proposito? Dico che quei telai che si usarono all'inizio erano Causa, e calcola che il telaio che tu usavi era un telaio che aveva un serbatoio di 200 e passa litri, 120 litri. In conseguenza, tu andando con un Formula 2 dovevi accorciare la capacità di serbatoio, portarla ai 100-110 litri. E
E fu così che si cominciò a modificare un po' il telaio di causa. Poi dopo si passò a, diciamo, sì, ok, logicamente è stato cambiato tutto il livello di una sospensione, sia i settori che anteriori, e le geometrie, dopo trovarle era difficile, in questo senso che essendo una macchina solo tu che avevi così anche come stato lo sviluppo dell'Merzario, mentre tu avevi due macchine che giravano, gli altri giravano sia le marce sia le halt con 7, 8, 10 macchine ed è più facile fare lo sviluppo. Perché sviluppare una macchina non è solo la costruzione, che costa di più è lo sviluppo. Anche farla girare in pista, ovviamente, più macchine ci sono. Quando tu vai, ricordo esempio si fece degli scambiatori di calore che prima della messa a punto rompevi i motori Quanto è stato importante l'apporto dell'ingegner Degan, ex Autodelta, per progettare la Merzario Formula 2 del 1983 con telaio in carbonio, che fu poi affidata al francese Richard Dallest? diciamo inizialmente con l'entrata di Ernesto nel team si migliorò molto, diciamo, anche con l'impronta tecnica. Era un uomo che aveva la sua esperienza e la dava a noi giovani. Arturo mise a disposizione, diciamo, un budget, buon budget per costruzione e sviluppo. Credo che si sia giocato molto in quell'avventura. Quindi è stata una manovra interessante, cioè quella dell'ingegner Degan. Però devi sempre, sempre mettere iniezioni di denaro in continuo, in evoluzione, evoluzione, evoluzione. Non c'è mai una fine di una macchina. Certo. Sempre un progresso di progressione, di miglioria. Se non sbaglio, la Merzario in Formula 2 nel 1983 è sponsorizzata tra gli altri dal giornale Topolino, che poi si vedrà brevemente nei test sulla Spirit di Formula 1 nel 1984 con Ballabio ed Emerson Fittipaldi. E cosa puoi raccontarmi di quell'accordo di sponsorizzazione con il celebre giornale di A Fumetti? Sì, è stata una bella immagine, diciamo, che la scelta diciamo, della famiglia Formenton, che è stata portata da RCS, Amici di Ballabio, che venne con questa avventura nell'automobilismo. Sì, come hai detto tu, durò poco questo perché Fulvio, non vedendo un po' i risultati, che sai, tutti i piloti li vogliono avere subito. Tu hai una cosa nuova, non arriva subito. Vediamo anche in Formula 1 la difficoltà che ci sono. E se ne andò poi alla GS, una squadra di Gaufaron, la squadra francese, che allora aveva come compagno di squadra Philippe Strive. E lì Fulvio partecipò al Formula 2, continuando la sua avventura. Il passo del Formula 1. Non so perché lo fece, per me fu un errore perché tu vai in bocca a un lupo e non esci vivo. Bisogna avere anche i sostegni giusti, diciamo, per fare questo salto. E poi oltretutto anche le capacità, cioè tante belle cose. Anche se oggi abbiamo un confronto che arrivano dei piloti come Latifi, come Stroll, come questa gente qua che hanno una possibilità infinita e noi dobbiamo vederli. Certo. Come valuti oggi quell'esperienza con il team Merzario in Formula 2? Rifaresti tutto da capo o cambieresti qualcosa? E potrei dire che per me è stata un'università, perché con Arturo, credimi, Arturo è molto bravo, molto gentile, tutto, ma però credi, non scherzava sul lavoro. Bisognava fare e non bisognava sbagliare, perché chi sbaglia è fuori. Ma però lui dava molto, molto, molto a tutti, credimi, lui era il nostro padre. Non smetteva mai sempre di consigliarci, sempre, sempre, sempre. Mi ricordo una bellissima lettera che mi fece, che credimi, mi toccò tantissimo. Ero a Hockenheim da solo con Piero Necchi e un altro, e di quella lettera la conservo ancora nel mio cuore. Diciamo che pretendeva il 100% e dava il 100%. E lui dava 101.
Ho capito. Secondo te il bilancio del team Merzario in Formula 2 poteva essere migliore? Cosa è mancato per il salto di qualità e per magari ambire a fare concorrenza a Ralt e Dallara che vendevano i telai e ci guadagnavano anche? Diciamo Dallara non era ancora arrivato a quei tempi. Diciamo le case che erano, che c'era, diciamo, era la Maurer, che era una squadra tedesca, che con Stefan Bell, grandissimo pilota, e poi la March, che era il fornitore di tutti noi, e anche la RAL un po' meno. Che cosa è mancato? È mancato sempre quel maledetto budget che tu devi averne tanti e devi avere il tempo di sviluppo, di preparazione, e quello. E lì devi avere la pazienza. Questo è quello che è mancato. Queste sono le due componenti maggiori che le difficoltà nascevano in quel momento. Perché secondo te del team Merzario se ne parla tuttora e le gesta di Arturo, team manager, entusiasmano anche i giovani appassionati di motorsport? Perché trovavi un team familiare, un team che non era... Il nome di Arturo era un blasone, no? E Arturo, diciamo, ha sempre portato con onore nei momenti bui e nei momenti migliori, e rimane un po' la Cenerentola, sia che è stato in Formula 1 che in Formula 2, in attesa che questa Cenerentola diventasse vera. C'è qualche aneddoto sul tuo periodo in Formula 2 con Merzario che non hai mai raccontato prima e di cui magari vorresti parlare, episodi magari divertenti o curiosità? Guarda, una curiosità, ti spiego, ad esempio, abbiamo parlato prima di Piero Necchi, no? Mi ricordo che Piero eravamo a Mugello ed era molto triste, molto giù, fece il tredicesimo tempo. E così nell'ora di pranzo mi dicevo, io sai che non ho voglia di correre, siamo qui, abbiamo lavorato per te, siamo qui tutti quanti, aspettiamo il risultato, perché devi lasciare? Ma no, poi lui... sapeva benissimo, no, come fai ad andare contro gli altri, come qui, come... E in quel momento lì, mentre stavamo pranzando, mandandoci qualcosa, ci furono i due boss della Pirelli, e dice, cosa c'è? E dice, guarda, che Piero è un po' giù, non vuoi? Ma no, ma dai, ho detto, dai, dammi quattro gomme, no? E loro dicono, va bene, dai, portaci quattro cerchi che ti montiamo quattro gomme. E montiamo quelle quattro gomme lì. E Piero dice, cosa devo fare con queste quattro gomme? E quello che fa? Le montiamo e poi vai a guidare, poi vedrai tu durante la gara cosa succede. E vabbè, la gara parte e vediamo una progressione. A quel punto ci guardiamo tutti in faccia e guardiamo i due della Pirelli, diciamo, ma che cosa ci avete dato? E Piero andava. Bene, ti dico com'è finita. Piero fece il record sul giro, di nota che il primo era Geoff Les con i motori Honda, il secondo era Corradino Fabi con i motori Roche, ufficiale BMW, sto parlando, e noi eravamo con una macchina, una March 812, con Piero e con delle Pirelli. Bene, Piero arrivò con le tele bianche, le gomme davanti. A quel punto chiediamo a Pirelli, a Mezzanotte, Turchetti, ma che gomme era? Candidamente fu la risposta: non sapevamo se durava un giro, 10 giri, 100 giri. Quindi era un esperimento proprio. Vedi un po' cosa può succedere, il gommista cosa ti può fare, ti può creare, ti può distruggere. Era andata bene, ma è stato un grande rischio. È andato bene, sai, una volta il Mugello non è che era così un po' più caro di oggi. Oggi di là, allora c'era l'arrabbiata 1, l'arrabbiata 2, che se uscivi ti facevi segno della croce, no? E insomma, però si è corso con le dita così, e sia una grande soddisfazione. Certo. Sai che fine hanno fatto le Merzario di Formula 2? Magari le utilizza qualche collezionista oggi? Sì, qualcuno, diciamo, le ha utilizzate, ora non so più, e sono passate un po' come macchine così. Le usava per gare in salita, e altre sono da amatori. Mm-hmm.
Vorrei aprire una breve parentesi sulla Formula 1, dove la Merzario ha ballato per 3 stagioni, dal 1977 al 1979. Anche se non hai lavorato appunto per Merzario in Formula 1, quale tra le creature schierate da Arturo nel Circus Iridato resta la tua preferita? Magari quella che avresti voluto gestire tu in pista da direttore sportivo. Credo che sia stata la 1, cioè proprio la prima nata, che con la collaborazione credo che fu di Giorgio Piola, di Enrico Benzi, e ci fu, credo, l'operazione fatta con un telaio, credo che sia stato di dell'Asi, e è un po' di qualche cosa inglese così, perché fu proprio quella nata con l'amore di dire ci siamo, vogliamo esserci, eccoci qui. Riusciti a farla. Quella è stata forse, adesso non guardare, oggi noi siamo abituati a guardare aerodinamica, a guardare i particolari e tutto, mentre allora tu guardavi la creatura che avevi fatto, no? E quella era la cosa più bella, perché era nata in te, come se fosse un figlio. Come se sì, era la prima. Primo figlio, no? Quando tu hai il primo figlio provi quell'emozione, e credo che Arturo abbia provato quell'emozione. Mm-hmm. Ed era stata... Scusami se ti interrompo, è stata presentata, se non sbaglio, ai Caschi d'Oro di Autosprint, la prima. Ah, oh, perfetto. La macchina ancora rossa, che è il numero 37. Mm-hmm. Chiaro. Quali sono state le tue mosse dopo la chiusura del team Merzario in Formula 2 e di cosa ti occupi oggi? Dopo il Formula 2, diciamo, si arrivò a fare il 3000, diciamo, un ordine un po' voluto, perché fecero una riunione proprio in occasione del Formula 2 a Pau con i vari team manager, e si firmò per la morte del Formula 2 proprio anche come nome, perché era diventato difficile, nel senso anche a termini di motori, di soldi e tutto, e allora si voleva dare un qualcosa di nuovo al motorsport, e lì sia la FIA che Bernie dopo arrivarono a imporre il 3000, perché era, diciamo, un po' non nel senso del recupero dei motori di Formula 1, di telai Formula 1, perché la storia dei telai di Formula 1 dura poco, ci fu una Williams, ci fu una Tyrrell, ma tutti ritornarono ancora ai grandi costruttori come March e Ralf. E lì, diciamo, sì, costava un po' meno, perché tu avevi motori Cosworth che, diciamo, 3 revisioni tu avevi fatto tutto il campionato, mentre con i motori BMW tu avevi quasi autonomia massima di 300 km, quando una gara era quasi 200, ciò vuol dire che dovevi avere un motore per la qualifica, diciamo, e un motore per la gara, che andavi a riciclo. E niente, cominciai col 3000 con una squadra di Corbari, poi dopo con diciamo la First. Così dopo arrivai alla Krypton, lì si vinse con la First, avevamo che è passato Tarquini, Apicella, Giovanardi, sono passati tanti anche dei bei piloti, e poi dopo Krypton con Luca Badoer, che si è vinto il campionato, poi fatto con Pedro Lamy, e poi dopo ho fatto un po' come organizzazione sempre del 3000, e poi sono arrivato a avere dei piloti, il management dei piloti, poi sono passato in AMG e oggi sono ancora consulente lì. Mm-hmm. E eri sempre direttore sportivo in Formula 3000? Sì, sì, in 3000 sì, ho sempre fatto quello. Mm-hmm. Ho capito. Vorrei concludere con un breve riferimento al Gran Premio storico di Monaco, cui so che tu sei stato. Sì. Prima di tutto volevo chiederti, c'era una o più Merzario presenti? No, non c'era, perché ti ho detto, questi amatori un po' se la tengono un po' così. Sono gelosi. Sì, è vero, perché sai, quando hai un pezzo unico, che è diverso, perché tu ami ciò che hai tu solo, e non vai a giocartela, perché devi essere anche un pilota. Perché dentro lì, diciamo, ho visto, per dirti, Roberto Pupo Moreno, ho visto Emanuele Pirro, cioè gente che ha già girato, che ha già conosciuto, e credi, andavano forte, perché giravano in 30, e non è, mentre se tu vai su con la tua macchinina, insomma, aspetta un attimino. Poi dopo, quello che è successo a signor Leclerc,
Noi, sai, generalizziamo perché è brutto, perché quando tu sei lì, tutta la gente, lo speaker dice, ah, sta girando in 35, 40, ma come, quella che non sono piloti della Formula 1, girano in 30, e lui ha avuto fare. Poi dopo, sai, è capitato, aveva perso una pastiglia inferiore di freni, però la gente, non dico i media, però tutti, tu mi ha condannato, però c'è sempre qualcosa che può anche... Ed è stato fortunato che via la cascasse, perché se capitava un altro punto... Insomma, un po' più. Un'altra storia. E che atmosfera c'era appunto al Gran Premio storico di Monaco? Sono gli amatori proprio, da gente che ama vedere. Io stesso vedendo delle Matra, vedendo delle BRM, sì, mi ricordavo piccolo o che le vedevo in foto o che le vedevo dal vivo, che passavano così. A vederle lì, vedere come erano fatte, ti soffermi su tanti particolari e vedi l'artigianato proprio. Oggi vedi delle scatole nere, ma è molto, molto, molto bello vedere queste cose. E la gente, credimi, con la passione si sofferma molto di più che se vedesse oggi una Mercedes o una Ferrari così, così, scatola chiusa, che non vedi più niente, mentre lì la meccanica era fatta proprio anche di piccoli particolari. C'era sicuramente più cuore, diciamo, su queste vetture. Hai toccato quello giusto, da chi le guidava, chi ancora oggi ho visto dei meccanici che vedevo lavorare tempi fa su queste macchine, su questi cambi che sono tradizionali, perché il motore di FAI, lo Juland, cioè sempre quel pezzo, quell'ingranaggio, cioè sentivi proprio così, casereccio, no, va benissimo. Chiaro. Allora io Alfredo ti ringrazio molto per questa bellissima chiacchierata e alla prossima. Ti ringrazio.